Ho lasciato Costantinopoli per inoltrarmi nell'Anatolia, in una regione chiamata Cappadocia, dove Manuele sta addestrando i suoi soldati. Se ho fortuna, non sarò solo, già che lì potrebbero esserci spie ottomane pronte a colpire. Ma come sempre, conto solo su me stesso e porto nel cuore il ricordo della cara Sofia. Claudia, so che rideresti nell'udire i pensieri che ora si rincorrono nella mente di tuo fratello. Sono arrivato ad ammirare Sofia più di quanto credessi possibile. Dopo la morte di Cristina, qualcosa in me era appassito. Ma quel sentimento, la capacità di amare, è tornata. Adoro Sofia, ma non oso trascinarla in questa mia vita. Non senza timore di ferirla o di allontanarla da me. La città nascosta. Eccoci in Cappadocia. Cappadocia, che strano nome. Però è bello. Quindi sarebbe una città dentro una grotta. Madonna, un giorno mi piacerebbe visitarla. Eccoli qua i bizantini. Però allora, gli angoli più bui della città. Certo che Ezio, bisogna dirlo, si è proprio discreto con quel vestito. Allora, impatto inglese e datura. Ecco la mia bomba velenifera. Inglese, zolfo. Sì, perfetto. Ah, sì. Vai Ezio, vai che ce la fai, dai! Vai, uno, due, tre, quattro e cinque, su. Allora, sì. Certo che però nessuno che nota la tua presenza. Cioè, dicono, ma che cazzo, c'è lì un Matusa che si sta arrampicando, what the fuck? Ecco, qua è meglio non premerlo il tasto O per la lama celata, altrimenti vedi che volo che fai. E io un paio di volte ci sono cascato. Via. Geronimo! Oh no! Madonna, mi stava per beccare, Venki! Allora, vai giù Ezio. No, vuoi stare sui tetti? Va bene, stai sui tetti. Allora, vediamo un po'. Niente? Cornuto. Allora, vediamo un po'. Dove potrebbe essere la spia di Tarik? Vediamo. Tarik, potevi almeno dirci chi erano i tuoi uomini, no, eh?
Che cazzo ho preso? Ah, i frammenti di Animus. Unguento di melograno e gelatina di scorpione. Vabbè. Scusa amica. Scusa. Mi scusi signora. Signora, aspetti un attimo. Le devo parlare. Le devo dire una cosa importante, scusi. Vabbè. Non così vicino, maiale. Vacci piano. Mi ha mandato Tarik. Da solo? Non ci sono altri? Basto io. Dove sono i tuoi uomini? Catturati dai bizantini una settimana fa. Io ero travestita da schiava e sono fuggita. Ma gli altri? Sei un combattente abile? Mi piace pensarlo. Beh, quando ne sei certo, torna da me. Cos'è quel sorrisetto, Ezio? Non facciamo i triangoli amorosi, eh? Strano, stare in mezzo a tutti questi bizantini templari e non mi fanno niente. Mi lasciano in pace, mi fanno andare come se tutto fosse normale. Cacchio, quel travestimento funziona, Ezio. Ha preso spunto dal Tahir dopo aver visto il suo ultimo ricordo. So che invece il marrone ha preso il nero. Sei riuscito a vederla. Abbiamo preso un'altra spia del sultano a ficcare il naso in giro. Una donna stavolta, travestita da puttana di quart'ordine. Ora manda le donne del suo harem, eh? Pare che il vecchio sia rimasto a corto di guerrieri. Dove l'avete portata? Dentro, nelle prigioni. Non resisterà molto. Non finché comanda Shakulu. Vabbè, ma che imbranata. La spia che mi evitava. Ma dai, ma fischia. Ci abbiamo parlato 3 secondi prima e 3 secondi dopo si fa catturare. Madonna santa, ma Giannizzeri, ma quanto siete inutili. Ezio, come hai scritto a tua sorella Claudia, possiamo contare solo su te stesso. Cioè, puoi contare solo su te... Che cazzo ho detto? Puoi contare solo su te stesso. E quindi noi possiamo contare solo su te. Su di te, sì. Allora, vediamo un po'. Guarda un po' chi c'è. Prima che i miei soldati sappiano usare quei fucili. Almeno qualche settimana. Ormai i giannizzeri sapranno che li abbiamo traditi. Ma dispongono delle risorse per vendicarsi. Ne dubito. La battaglia del sultano contro Selim prende gran parte delle loro attenzioni. Che diavolo è questo tanfo? Perdonate, Emanuele. Alcuni di questi prigionieri ottomani sono così... fragili. Shakulu, cercate di contenere l'ira. So che il sultano ha umiliato la vostra gente, ma non c'è alcun bisogno di sputare sui nostri sottoposti. Tu prendi la donna dalla prigione e portala nella cappella. Shakulu, non ho la chiave. Trovala. Mamma mia. Chi ce l'ha la chiave? Tu? Credo che ce l'abbia Nicholas. È il permesso al mercato. Per la miseria, vorrei passare quell'uomo a fil di spada. Tienitelo per te, d'accordo? Grazie coglioni per avermi detto dov'è il nostro amico. Allora, certo che mamma mia, quel Shakulu lì. Mamma mia, ma che cazzo c'hai? Le mattine come ti risvegli? Sempre dal lato sbagliato del letto? Sì, ma tutte le mattine mi sa. Allora, dobbiamo trovare un templare bizantino che è in permesso al mercato. E là. Quello è un uomo. Ecco, anche qua lo dicono. Quello è un uomo. Anche qui. Dove sei? Trovato. Adesso attenzione.
Grazie. E ora via. Non abbandonate la via della nobiltà. Scusate, scusate. Il telefono. Grazie. Signorina, non si bagni nel vedermi così. Non deve starci con la testa, quello. Amico, come ti sei rilassato lì per terra? Allora... Oh, 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 attenzione. C'è un frammento dell'Animus. Però vabbè, adesso non ho il tempo di prenderlo. Ah, poveracci. Ah. Te la sei presa comoda? Non c'è di che. Grazie. Buon Dio. Ma che cos'è? Non tutti sono stati fatti prigionieri. Poveretti. Che Dio vi accolga. È stato quel turco rinnegato. Sciaculo. Io lo ammazzo. Ferma. Ma dai, ma che cazzo di spia sei? Ma guarda quanta avventata. Dai, Ezio, e noi dobbiamo andargli dietro. Déjà vu, porca miseria. Che cazzo vuoi? Mi sembra di essere in déjà vu. Sembra di fare la stessa strada da due volte. E infatti l'ho fatta due volte la strada. A parte quest'ultimo pezzo qua che si va avanti e via. Amica, amica. Però, cavolo. Potresti chiedermi, dammi una mano? No, Tutto da sola? Non sei granché collaborativa. Sono qui per salvare i miei uomini, non per fare amicizia. Perdi qua. Ma voi turchi siete tutti... La corazza è troppo spessa per i proiettili. Mi toccherà avvicinarmi. Che cazzo. Janus, dobbiamo aiutarlo. Ci penso io. Il rinnegato. Alla faccia, Ezio. Però Altair potevi inventare, oltre ai... alla pistola celata, anche i proiettili perforanti. Però è vero, chi è che li fabbricava poi? Ale! Di certo non i fabbri, che manco sapevano cos'erano i proiettili perforanti. Ale! Cazzo, ma sto sciaculo ha proprio dei problemi seri. Ezio si prepara al lancio! Addio, sciacquo! Crepa, bestia! Lasciatemi andare! Chiunque tragga piacere dall'assassinio non merita pietà. Oh, che cazzo! Ti ho pugnato, stronzo! Ma muori! 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 Oh, che cazzo, non muori! Come non muore? Ma che cavolo! Oh! Un altro mercenario slime. Muori. Mollami. Ale. 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 Dai. Aia. Bastardo. Muori. Fuori dalle palle. Ah, non vi siete accorti, ragazzi, da chi è doppiato Shakuru? Dal grande Marco Pagani. Dai, forza. Dai. Uno. Due. Non si è visto un secondo. Tre. Ah, scappate, eh? Dai, muori. Dai, forza. Dai, Shakuru. Che
Io mi sto un po' annoiando, sai. Fermati o muori! Dai, 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 cazzo! Muori! Dai! Dai, forza, ti aspetto! Dai, forza! Ciù! Vabbè, senti, mi ero rotto i coglioni. Dai, cazzo. Manco i calci si fa tirare. No, 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 no. Lo sapevo. Lo sapevo. Ah, vaffanculo, stronzo. Adesso si stoio. Oh, sto combattendo mai nude, come? Ah, grazie della spada, sciaculo. E ora muori, muori, muori. Dai, ti ho preso anche la spada. Che cazzo. Aia. E che cazzo? Oh, non moriva mai questo qua. Che tu sei benedetta di Lara. Ce la fai? Evete. I fucili che avete portato dovrebbero essere distrutti. La maggior parte non funziona nemmeno. Ma la polvere da sparo è vera. Non potevamo far altro. Bene. Restate nascosti finché non udite le esplosioni. Poi correte. Esplosioni? Se fai una cosa simile scatenerai l'inferno. Getterai la città nel panico. Sì. Conto proprio su questo. E poi? Poi troverò Manuele Paleologo. Voi andate via, ma non servite un cazzo. Inutili. Bella mossa, Ezio. Entreremo nell'armeria e faremo saltare tutto. Ah! Eh già, e poi ci toccherà correre prima che crolli tutto. No, ma se fai un'esplosione del genere... Cioè, non è che siamo all'aria aperta, siamo in una caverna, quindi se farai saltare tutto quanto... L'aria diventerà irrespirabile. Oltre per il fatto che potrebbe crollare tutto. Vabbè, danni strutturali, chi se ne frega. Piano, piano! Questa è polvere da sparo, non miglio! Ce l'ho! Perfetto. Perfetto. Disarmo forzato. Vita sarebbe noiosissima. Oh, hai sentito di questo video? Non la vedrai quanto mi divertirò. Fatevi sotto, merdacce. Dai, dai, dai che ci siamo. No, 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 no. Ale! Oh! Aio! Che botte. Guarda un po' cosa abbiamo preso. Lancio! Merda. No, 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 no. Vai! Muori! Sì! No. Non pensare che non mi divertirò. Mi diverto io adesso. Oh, merda. Oh, merda! Vabbè, questi qua non finiscono mai, però.
Resto avrò una sacca sulla cintura. Fatevi sotto. No! Ci volevi provare, bello. E invece no, te ne vai a cagare. Take this! No! L'ho mancato perché si è abbassato all'ultimo! Ma vaffanculo! Classico culo! Oh! Bomba in bocca! L'abbiamo fatta grossa! Siamo i migliori, Ezio! Che accidenti succede? Sabotaggio! Mettetemi in salvo! Fatti da parte! Cittadini! Soldati! Calmatevi tutti! Non cedete alla paura! Siamo noi i veri pastori di Costantinopoli! Siamo i signori di questa terra! Noi siamo bizantini! Coraggio! Siate forti! Non lasciate che qualcuno fia... Oh, diavolo! Quell'uomo! Abbattetelo! Adesso vengo io e ti sbudello, l'ultimo dei paleologi! Provo e vado. Vale! Prendilo, Ezio, prendilo, prendilo! Ma porca! Fermati a riflettere! Pensa alle vite che hai spezzato quest'oggi! Al disordine che hai seminato qui! Sì, me lo dici al sicuro dietro una bella... dietro un bel cancello alto 2 metri, va. Adesso vengo lì e ti spacco la faccia. Non mi scappi, Noelle, non mi scappi. Sei mio, sei mio. Oh oh, fine della corsa. E ora dove vai? Spero che tu sappia nuotare. Tu ti approfitti di un popolo povero e perseguitato, usandoci per favorire la tua vana missione! Ma noi ci battiamo per la dignità, assassino! Per ridare la pace a questa terra martoriata! I Templari sono sempre svelti a parlare di pace, ma assai lenti a cedere il potere. Perché il potere genera la pace, idiota! Non può accadere il contrario! Questa gente affogherebbe senza una mano salda che la regga, che la tenga in riga! Eccolo qui. Il mostro che sono venuto a uccidere. Pensavi che sarebbe stato facile eliminarmi? Sì. Ale! Avrei dovuto essere il successore di Costantino. Avevo così tanti progetti. Il tuo sogno muore con te, Emanuele. Il tuo impero è perduto. Ah. Ma non sono l'unico ad avere quella visione, assassino. Il sogno del nostro ordine universale. Ah, ottomani, bizantini. Non sono che etichette, costumi e apparenze. Dietro a questi ornamenti, tutti i templari fanno parte della stessa famiglia. Bando alle ciance. Sono qui per la chiave di Masyaf. Prendila, dunque. Prendila e cerca la tua fortuna. Vedi se riesci ad arrivare a 100 leghe da quella biblioteca prima che uno di noi ti finisca. Povero Manuele, l'ultimo dei paleologi.
Non avrei dovuto metterlo a capo della spedizione di Masyaf. Era un uomo arrogante e impossibile da contenere. Mi deludi, Ahmed. Perché i Templari? Perché sono stanco di tutte queste inutili faide che contrappongono padre a figlio, fratello a fratello. Per ottenere la vera pace, l'umanità deve pensare e agire come un solo uomo, con un'unica mente. I segreti nel grande tempio ci daranno proprio questo. E Altair ci condurrà lì. Ti inganni. I segreti di Altair non sono per voi. Non mi interessa discutere, Ezio. Sono qui per le chiavi di Masyaf. Chiavi? Ce ne sono altre oltre a questa? Così ho saputo. Forse dovrei chiederlo a qualcuno che ne sa di più. Sofia Sartor. È questo il suo nome? Lei non sa nulla, lasciala stare! Staremo a vedere. Ti ucciderò se la tocchi! So che ci proverai. Fuga! Ezio, l'antifona la sai. No, che fai, Ezio? Oh, che cazzo fai, Ezio? No, dobbiamo scappare. Perché? Ma perché? Testardo d'un italiano. Allora, sono anch'io italiano, però vabbè. Fanculo, stronzi. Però mi avete fatto incazzare anche a me. Ti sono troppo. Vi ammazzo, vi ammazzo! Vi ammazzo tutti, figli di un cane. Muori, muori! Ora andiamocene. Ah, col cazzo. Merda, lo sapevo. Ezio, se non ci sbrighiamo a uscire moriremo soffocati. Via. Ezio! Oh, respira pieno i polmoni. Ho capito, ma datemi un po' di tregua, porca miseria. Oh, salto! Race, prossima destinazione, Costantinopoli. Ah, Ezio, il ricordo di Altair. Perfetto. Vediamo un po'. Niccolò Polo, il nostro incontro è stato breve, lo so, ma confido che questo codice risponderà alle molte domande che dovete ancora porre. Altair, questo dono è inestimabile. Grazie. Dunque, ora dove andrete? Tornerò a Costantinopoli per un poco.
Vi stabilirò una gilda prima di far ritorno a Venezia. Vostro figlio Marco sarà ansioso di udire le strane storie di suo padre. È ancora troppo piccolo per tali storie, ma un giorno non lontano, sì. Padre, un'avanguardia di mongoli è riuscita a passare. Hanno invaso il villaggio. Niccolò, il carico e le provviste vi attendono alle porte del villaggio. Vi accompagneremo là. Grazie, mentore. Pronti con le catapulte, attendete il segnale. State vicini. Scorta e porta in salvo i Polo. Non ci credo. Altair ha incontrato il famoso Polo. Mongoli del cazzo, fuori dalle palle. Niccolò e Matteo Polo. Però Altair, ci siamo rifatti dei bei vestiti, eh. Va bene, di qua, parti qua. E quel codice che Altair ha appena dato a Niccolò Polo è, indovinate, sì ragazzi, è il nostro codice. Muoviamoci. Il famoso codice che poi Ezio userà per modificare la sua lama celata e dove scopriranno dov'è la cripta segreta di Assassin's Creed 2. Esatto, è quello lì. Perché per chi non lo sapesse, per chi non ha fatto la stanza segreta degli Auditore a Monte Rigioni, c'è questa stanza che narra la vera storia degli Auditore, che in realtà Auditore è un cognome fasullo, è un altro il cognome. E spiega che Niccolò aveva collaborato con gli assassini. E che anche Dante Alighieri era un assassino. Padre, siete ferito? Dammi un istante. La fine di un'epoca. Quando ero molto giovane, ero tanto folle da ritenere che il nostro credo avrebbe messo fine a tutti questi conflitti. Se solo avessi avuto l'umiltà di dire a me stesso: ho visto abbastanza per una vita sola, ho fatto la mia parte. E tuttavia, non c'è gloria maggiore che combattere per trovare la verità. Siamo pronti. Un ultimo favore, Niccolò. Prendete queste e abbiatene cura. Nascondetele se serve. Manufatti? Più o meno. Sono chiavi, ciascuna contenente un messaggio. Un messaggio per chi? Vorrei saperlo. Ragazzi, un applauso. Un applauso! Altair, il più grande assassino di tutti. Ci vediamo alla prossima parte, ragazzi. Ciao a tutti!